l'odombra della Luna sulla Terra. Ovviamente non ne sono rispettate le distanze, le dimensioni, però era chiarissima la geometria dell'eclissi. Questa è l'eclissi della furbizia e della fortuna. Cristoforo Colombo in Giamaica nel 1504 d.C. doveva ripartire, ma non aveva delle provviste. Aveva chiesto le provviste agli indigeni che non gli voleva dare. Allora lui aveva detto, aveva per caso, si può dire così, delle tavole astronomiche di tal Regio Montano, che era questo qui, l'iniziazione di Johannes Müller da Königsberg, che aveva preparato delle tavole di eclissi di luna, e lui sapeva che la notte del 29 febbraio 1504 ci sarebbe stata un'eclissi totale di luna. Allora ha detto agli indigeni, bene, non vi volete dare le provviste, stanotte vi porto via la luna. Alla sera la luna è cominciata a scomparire. Gli indigeni si sono strizzati e hanno detto, chi è questo qui? È arrivato il genovese che ci frega anche la luna. Allora hanno preparato le provviste e le hanno date, e lui ha detto, ok, va bene, adesso vi liberò la luna con calma, e la luna ha ricominciato a comparire. Diciamo che una botta di fortuna così non so quante volte possa capitare nella storia. La luna è andata bene, evidentemente era sveglio che aveva questi dati, che magari se erano portati dietro anche sapendo, chissà, magari potrebbero servire. Poi questo è un libro di metà del 1500 dove la sfera di Monte, di Onosfine, dove si cita l'eclisse di luna, e qua si fa che questo è ancora il sistema geocentrico, qua c'è il Sole, questa è la Terra e la Luna, in questo caso è il cono d'ombra della Terra che oscura parzialmente la Luna. Questa è stata la prima fotografia della corona solare durante un'eclisse di Sole nel 1851, quindi questa foto ha più di 160 anni e si vede già la struttura del, si intravede la struttura della Terra, dell'atmosfera più esterna del Sole. Questo è, sono dei disegni, diciamo durante l'eclissi totale si può vedere la corona del Sole, si possono vedere eventuali brillamenti, protuberanze e altri fenomeni della corona, e questo astronomo termico nel 1860 ha fatto questi disegni di quelle strutture che aveva iniziato a vedere lui. Andiamo più avanti, altra eclissi importante nel maggio del 1919, eclissi totale di Sole. Pochi anni prima Einstein aveva pubblicato la teoria della relatività generale, che tra le varie cose diceva che la luce poteva venire, anzi veniva deflessa, distorta dalla presenza di una massa. Quindi, per provare la teoria della relatività generale di Einstein, una delle prove era quella di fare cosa? Di andare, aspettare l'eclissi di Sole, prendere, visto che durante l'eclissi si vedono le stelle, prendere la posizione, vedete queste tacche, questi traguardi, servivano per indicare la posizione di alcune stelle, prendere la posizione di stelle vicine al Sole, dopodiché confrontarle con la posizione delle stesse stelle quando il Sole lì non c'è, e vedere se ci fosse stata una differenza di posizione tra un'astra e l'altra, questo avrebbe confermato la teoria della relatività generale di Einstein. In realtà Eddington ha fatto un lavoro, diciamo, un po' sporco almeno, cioè lui era un grande scienziato e lui ci credeva alla relatività generale, era già sicuro. Quando è andato e ha preso queste misure, in realtà il cielo non era bello, era un po' velato, le misure non sono state così precise, diciamo che i risultati erano all'interno degli errori di misura, quindi poteva starci come no, ma in realtà lui ha detto sì sì, questa è una conferma, ci sta, cioè nell'ambito all'interno degli errori di misura va bene. Forse non è stato scientificamente ineccepibile, ma lui era uno di quelli che erano già convinti che la teoria di Einstein fosse buona. Andiamo avanti. Questa eclissi è stata nel 73, ha attraversato l'Africa, e questa eclissi ha avuto la peculiarità di essere seguita da un Concorde che ha volato più di 2000 km all'ora all'interno del cono d'ombra, facendo durare questa eclissi per i passeggeri 74 minuti, un'ora e un quarto, quindi allungato a dismisura la durata della totalità. Il Concorde era stato attrezzato opportunamente per permettere agli scienziati a bordo di effettuare degli studi,
non sono andati lì solo per divertirsi, anche perché immagino che il biglietto aereo fosse un po' caro, e sono riusciti quindi a questo qui un annullo speciale generato per l'occasione. Altre particolarità, ombre volanti, cosa sono? Sono un fenomeno estremamente elusivo e difficile da vedere. A occhio nudo io l'ho visto nel 2006, in Turchia eravamo in una zona con un alto piano, una grande pianura davanti, intorno a una terra di color mattone, un rosso piuttosto scuro. Pochi secondi prima e pochi secondi dopo la totalità, abbiamo iniziato a vedere una serie di bande alternate, luminose, oscure, luminose, oscure, che si muovevano per terra velocemente, in direzione perpendicolare all'eclisse, cioè il cono d'ombra ci veniva addosso, in faccia, e queste ombre si muovevano perpendicolarmente in questo modo. Si ritiene sono fenomeni complessi di diffrazione atmosferica unito al profilo ai lunghi miraggi di sole che passano sul bordo della Luna. Quello è il disegno accentuato, ma questa qua una delle pochissime fotografie che ci mostrano le ombre volanti materializzate su un telone, perché l'occhio umano è abbastanza sensibile da percepire, peraltro non si vedono solo per terra, si vedono tutto nello spazio. In aria si vedono queste cose stranissime. E questo Strickland, un austriaco, è riuscito a fotografare le ombre volanti. L'ultima curiosità è questa: quando la Luna è ridotta, quando il Sole, scusate, è ridotto a una piccola, una sottile falce, è sufficiente la diffrazione del fogliame delle piante per mostrare l'immagine del Sole moltiplicata tantissime volte. Normalmente noi vediamo delle macchie indistinte perché il Sole comunque è circolare, invece quando il Sole è ridotto a una piccola falce, vedete, ce lo ritroviamo migliaia di volte per terra. Ecco, questa è una cosa molto carina da vedere. Questo infine è un diagramma che ci mostra il percorso della totalità delle eclissi dal 1001 al 2000 d.C. Questo per dire che non ci sono zone privilegiate sulla Terra, queste zone bianche grandi sono solo dovute alla deformazione della proiezione della Terra, ma in realtà tutte le zone della Terra pian piano, progressivamente, sono toccate da eclissi, quindi non ci sono zone privilegiate. Detto questo, le ultime slide sono dedicate alle eclissi che sperabilmente riusciremo a vedere venerdì prossimo, 20 marzo 2015. Eclissi totale 20 marzo, ora qua dovremo vedere, questa è la mappa, sappiamo che è un'eclissi totale, questa è la zona di totalità, sappiamo che è un'eclissi totale che ha un limite solo, perché questo è il bordo inferiore ma non c'è superiore del cono di penombra. Qua abbiamo alcuni dati, la massima eclissi si verificherà alle 10.45, cioè 9.45 tempo universale Greenwich, e qua al largo dell'Islanda. Serie di Saros 120 è la 61esima di 71, cioè questo Saros sta per terminare. Infatti l'eclissi è già molto vicina al polo. Le coordinate della massima eclissi sono queste, 64 latitudine nord, qua, e la durata massima di totalità solo 2 minuti e 46 secondi. Qua possiamo vedere il cono di penombra e il cono d'ombra della Luna come entra ed esce subito, un'eclissi breve, vedete che anche il cono d'ombra è molto deformato, è tutto allungato. A Genova sarà visibile dalle 9.22 alle 11.42 con un massimo alle 10.30. Questi sono i valori che abbiamo anche scritto nei nostri volantini. Allora, si vede, ma non bisogna mai guardare il sole a occhio nudo, 1. 2, non bisogna mai guardare il sole con strumenti fai da te, lo dico sempre, non bisogna mai usare occhiali da sole, né quelli dei cinesi, né quelli dei Ray-Ban veri, no, non bisogna usare le diapositive svenute scure, non bisogna usare le lastre dei raggi X, non bisogna usare i vetri da saldatore, bisogna solo usare i filtri apposta. Perché? Perché è vero che in alcuni casi l'attenuazione è forte e ci consente di vedere il sole senza apparente fastidio, ma il problema qual è? Che tutti quei filtri lì non schermano alcune radiazioni degli infrarossi. Gli infrarossi noi non ce ne accorgiamo, non li vediamo, quindi non ci danno fastidio,
entrano e ci cuociono a fuoco lento la retina. Non sentiamo male subito, ma dopo ore, dopo giorni, iniziamo a sentire dei dolori e rischiamo di diventare ciechi per sempre. Allora non mi sembra una grande idea quella di usare questi strumenti. Ci sono degli appositi filtri che si chiamano Astro Solar e consentono di guardare in sicurezza il sole. Anche lì il consiglio è comunque di non stare delle ore a guardare il sole, tanto cosa ce ne frega, non cambiano un secondo all'altro. L'unico momento in cui il sole si può e si deve osservare a occhio nudo è quando durante un'eclissi di sole totale, in quel caso lì è completamente oscurato dalla luna e si può guardare. Qua vi faccio vedere anche come si vedrà l'eclissi da Genova. Se per caso il tempo fosse brutto, ce lo guardiamo qua, bianco il sole e nero la luna entrerà così, inizierà a oscurare, naturalmente bisognerebbe essere più a nord per vederla totale, e poi uscirà dall'altra parte. Quindi questo è così come ci aspetteremo di vedere le eclissi. Ultima cosa, una curiosità che ho trovato. Questo, guardate a destra, è il Saros del ciclo di Saros, qui appartiene questo. Guardate un po', il Saros 120, vabbè, è partito nel 933, finirà tra poco più di un secolo, ha prodotto queste eclissi, lasciamo perdere questi valori, ma guardiamo questa slide. 54 anni fa, un triplo Saros fa, l'eclissi è passata più a sud, ed è stata l'eclissi del 61, che forse alcuni di voi hanno visto che è passata sopra Genova. Quindi ora, venerdì prossimo, ci sarà l'eclissi che dista temporalmente un triplo Saros, 54 anni, passato il tempo, dall'eclissi famosa del 1961, che si è vista qui alla mattina, poco dopo sotto il sole. Io ho finito. Volevo prima di naturalmente rispondere a domande, ho ottenuto un paio di piccole animazioni. Una è molto breve e mostra le ombre volanti riprese. Queste sono fatte invertendo il video per mostrare. Vedete che si muovono? Riuscite a vedere? Non so se si riescono a vedere da lì. Questa dura da pochi secondi. Poi, questa è la cronaca dell'eclissi così del 2006, così come è stata vista in India. Questa è la visione normale, questa è la visione tramite telescopio, ancora col filtro. Notate che il sole è quasi del tutto oscurato, ma continua a essere giorno. Fino all'ultimo la luce non cala. È impressionante proprio la variazione di luminosità nell'ultimo minuto. Cambia drammaticamente. Ora qua, fatto in tempo reale, ecco, guardate qua, inizia a diminuire, ma occorre ancora il filtro per guardare il sole, poi è pericolosissimo, anche se una fettina minuscola di sole presente è pericolosissimo. Qui l'agitazione aumenta nel campo in India. Questo è tutto il filtro. Ma ancora qua non si può guardare a occhio nudo. Adesso da questo momento si può guardare il sole a occhio nudo. Qui tutti agitatissimi,
qui hanno variato l'esposizione, può osservare, durava circa lì più a 4 minuti e qualche cosa. Sta per tornare. Eccolo. E già, qui già non si può più osservare a più modo. Guardate, vi faccio vedere proprio, guardate il cielo, velocizzando. Guardate la diminuzione, incredibile. Rimane tutto intorno in lontananza l'orizzonte rossastro, perché se noi guardiamo sufficientemente lontano la eclissi non c'è. E quindi non è notte in realtà, è una notte un po' particolare. E volevo fare vedere questo. Poi vi chiedo intanto, allora io vi posso far vedere, visto che è arrivata la domanda sulla questione del ciclo di Savos, vi faccio vedere con questo programma la... Ecco. Allora, questa, prendiamo l'eclissi, dunque l'anno 2015. Ecco, questa è l'eclissi di venerdì prossimo, per intenderci. Ok? Qui mi posso muovere avanti e indietro di eclissi in eclissi. Ma se io torno indietro, torniamo all'eclissi di marzo, questa qua. Vado avanti e indietro di un Savos nella stessa serie, vedete la serie di Savos 120. Ora muoviamoci indietro nel tempo. Vedete, queste qua sono tutte le eclissi che appartengono alla stessa serie di Savos. Cioè questa, qui continuiamo a vedere la stessa eclissi che si ripresenta sulla Terra ma con caratteristiche un pochettino diverse. Se adesso io torno, vado avanti nel tempo nuovamente, qua, vado avanti ma di un triplo Savos. Qua vedete che anche la posizione sulla Terra rimane più o meno invariata. Sto andando avanti di 54 anni in 54. E via dicendo. Più o meno, però in realtà ci sono delle variazioni. Allora, c'è qualche domanda intanto? Allora, no, noi una cosa che facciamo è quella di osservare le eclissi per proiezione, cioè anziché utilizzare degli strumenti schermati, che cosa facciamo? Utilizziamo attraverso uno strumento, proiettiamo l'eclissi su un telo o su un cartone. In questo modo non si può vedere in maniera del tutto sicura, non c'è raggi che ci arrivano direttamente negli occhi, il problema non si presenta. Quindi questo è un metodo che utilizzeremo venerdì prossimo. Scuole, i bambini devono avere qualche schermatura sicura, se no è pericolosissimo. C'erano anche quei pazzi qualche anno fa che dicevano che di andare a vedere, avevano esperienze mistiche, di andare a vedere, non so se sul fascio da qualche parte il sole, di fissarlo. Ci credo che poi quelli vedevano di tutto, perché poi era anche l'ultima cosa che vedevano, perché la retina si bruciava. Mi potresti abbassare nuovamente la luce? Chiedo perché ho deciso di fare così. Ci sono domande, rispondo dopo. Adesso volevo farvi vedere una cosina, che è un piccolo regalo che vi voglio fare, che ho preparato. Che dà un senso al titolo.
c'è qualche domanda? Prego. Allora, lei ha parlato di Colombo. Colombo si portava le informazioni sulle eclissi per cercare di misurare la longitudine delle isole. Questo è una precisazione. Lei però non ci ha parlato della questione della intanto ripeto la domanda per chi non avesse sentito. Sì, allora è vero che Colombo aveva delle tavole astronomiche che gli dovevano servire per cercare di calcolare la longitudine. Non volevo aprire il problema della longitudine perché è stato un problema complesso e lungo. Ci sono alcuni soci di noi che hanno fatto proprio delle conferenze sull'argomento. È stato sempre facile, diciamo, nei viaggi e nelle navigazioni, calcolare la latitudine del luogo in cui ci si trovava perché bastava guardare le stelle. Ma per calcolare la longitudine era una cosa molto più difficile. Il problema è stato poi risolto solo con l'utilizzo di strumenti per misurare il tempo che dessero una precisione sufficiente. Comunque, nel tentativo di ottenere delle misurazioni e di utilizzare queste misurazioni per la navigazione, ovviamente qualunque tavola astronomica, qualunque efemeride fosse disponibile, veniva bene. Si ricordava... Sì. Prego? La magnitudo delle eclissi. Lei non l'ha... La magnitudo, sì, ora si potrebbero dire tante cose. La magnitudo delle eclissi è la frazione del diametro che viene oscurato. L'oscuramento è la frazione della superficie che viene oscurata. Bisognerebbe tenere conto di questi calcoli quando si lavora sulle eclissi, che esiste un parametro che si chiama parametro gamma, che indica in raggi terrestri la distanza della Luna rispetto al centro della Terra. Quindi quando il gamma è maggiore di 1 vuol dire che il cono d'ombra sta al di fuori della Terra, quando è inferiore a 1, tant'è vero che nei cicli di Saros, quindi nei cicli di eclissi, si considera l'eclissi centrale del Saros quella che ha questo parametro gamma minore, cioè quella in cui l'asse del cono d'ombra della Terra, della Luna, passa più vicino al centro della Terra. Il che non vuol dire che sia l'eclissi che produce, che sia l'eclissi più lunga del Saros, perché a determinare la lunghezza, la durata di un'eclissi intervengono tantissimi fattori. Esistono anche alcuni cicli di Saros, divertendomi con questo programma, ho trovato delle cose piuttosto strane. Ad esempio, il ciclo di Saros 0, il ciclo di Saros 0 è strano per questo motivo. Questo è il cono di penombra della Luna. Procediamo da un Saros all'altro. Vedete, il cono di penombra si avvicina, inizia a produrre delle eclissi. Poi si allontana e non produce più eclissi centrali, di nuovo solo parziali, poi le riproduce di nuovo. È molto difficile fare questi calcoli, cioè io quello che ho descritto è l'andamento generico dei cicli di Saros in questo contesto, ma se si vanno a fare tutti i calcoli si capisce veramente l'enorme complessità, l'enorme variabilità di questi fenomeni. Qualche altra domanda? Dove si possono reperire questi libri d'oro? Allora, questa è una domanda che ci è stata fatta in questi giorni. Dunque, noi non possediamo, abbiamo forse un resto di un foglio, perché questi filtri si comprano solitamente a fogli e poi l'astrofilo se li sa, come si taglia il pezzo che gli serve e lo usa. Esistono anche gli occhialini che hanno già il filtro montato. Noi conosciamo un rivenditore da cui ci riforniamo, che ha materiale ottico e astronomico, che è nella zona di Sturla.
eventualmente poi dopo possiamo, ora i dati non li ho, non li conosco a memoria, ma lui dovrebbe avere. Hai fatto una domanda? Allora, guardi, devo dire la verità, non siamo attrezzati, non saremo attrezzati venerdì per mandare in diretta le immagini. Magari registreremo qualcosa, ma in diretta no. Però esistono dei siti internet che si possono ricercare, in cui vengono mandate queste immagini in streaming, per cui si possono vedere in diretta. Noi però non abbiamo questa possibilità. Domanda? C'è la virtual telescope, in streaming. Virtual Telescope. Virtual Telescope, ecco, adesso mi viene detto che esiste un sito che si chiama Virtual Telescope che seguirà l'Eclissi. Anche noi potremo pubblicare alcune delle foto prese al momento sul sito, su Facebook. Sì, certo, non è uno streaming in diretta, però non è uno streaming in diretta, ma potremmo pubblicare le foto. Potremmo eventualmente pubblicare alcune foto su Facebook, che quindi entrano disponibili al momento, qualche minuto. Avete un gruppo su Facebook? Sì, io però non conosco il nome, ve lo deve dire Anna. Polaris. Associazione, basta ricercare associazione Polaris Genova e si trova. Qualcuno non mi ha chiesto una cosa che di sotto mi chiedono tutti, quasi sono offeso. Qual è la prossima eclissi che si vede da Genova? Qual è la prossima eclissi totale che si vede da Genova? Non ci saremo qui. Ecco, questa è una buona risposta, in effetti. Ora non andiamo nel 5000 avanti Cristo. Ecco, queste sono tutte le eclissi, ma totale, allora quando non si, questa colonna qui è bianca vuol dire che l'eclissi non diventa totale, per cui dobbiamo andare a cercare quelle poche, ce n'è una nel 2075, ma no, in realtà diciamo l'Italia in questo periodo non è molto fortunata, ecco, cioè, diciamo così. Vabbè, questo ognuno fa le sue considerazioni. No, diciamo che ecco, ci sono alcune regioni in cui è vero che non c'è nessuna regione privilegiata sulla Terra in assoluto, ma localmente ci sono dei posti sulla Terra che nel giro di 10 anni hanno sperimentato 3 eclissi. Sono fortunati loro, poi magari per 6.000 anni non ce ne sarà più neanche una. Il prossimo... Sì, allora, le eclissi non portano né bene né male, ovviamente, sono solo fenomeni astronomici, però io so che qualche anno fa l'eclissi del 1999, non dirò dove, non dirò in quale paese, ma un paese europeo, perché ha attraversato l'Europa, quando c'è stata tutta l'Italia, molte persone si sono rifugiate in casa, sprangato le finestre, le porte chiuse, un po' come Fantozzi che sfugge al boomerang, che chiude e sigilla la casa, e si sono rifugiati in camera da letto, tutto chiuso. Questo nel 1999, non nel 2000 avanti Cristo. Dove? Quindi. Meglio previsto per venerdì? Boh! Allora, non si sa, come facciamo? Adesso siamo a sabato, da sabato a venerdì sono 6 giorni, altamente probabilistico il calcolo. La proiezione.
No, ci vuole un'ottica, ci vuole sì, uno strumento, qualcosa per proiettare. Complessa. Su internet, per esempio, si trovano anche dei kit, delle descrizioni semplici con del cartone.